Ragazzi, me li ero quasi dimenticati, invece no, ben ritrovati, come state? Vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte. Attivate la campanella. Allora, il Milan ha la possibilità di costruire un tesoretto in estate da giocatori in uscita. De Ketelaere su tutti, c'è Saelemaekers, Messias è cosa fatta, c'è l'opzione di incassare soldi magari anche da Brescianini. Però ci sono anche giocatori che sicuramente non verranno riscattati, e me li ero quasi dimenticati, che rientreranno alla base e tu dovrai provare disperatamente a piazzare. Il primo nome me l'ho dimenticato un po' di meno, è Divock Origi, diciamo che ho provato a rimuovere, operazione parametro zero clamorosamente sbagliata, giocatore indecente. Ecco, anche in Premier League, l'esperienza a Nottingham sicuramente negativa e torna al 101%. A quel punto il Milan dovrà piazzarlo. Lui già aveva rifiutato le proposte arabe. La speranza è che possa magari cambiare idea. Però il Milan lo regala, cioè quasi lo regala. Sì, per risparmiare l'ingaggio, Milan è disposto a regalarlo. Quindi, se conoscete qualcuno, qualche club che vuole prendersi Origi, il problema è che ha l'ingaggio pesante e lì il Milan. Farà fatica a piazzarlo, già fatto fatica la scorsa estate, dove però in Premier lui aveva lasciato un ricordo, ora in Premier fai ancora più fatica a piazzarlo. Devi sperare magari, che ne so, Turchia piuttosto che Arabia, sperando che non ti resti sul gruppone. L'altro giocatore che avevo rimosso, colpevolmente, è Ballo Touré. Anche lui è andato via in ritardo, altrimenti avremmo portato a casa Calafiori, grandissimo rimpianto di mercato. Esperienza al Fulham negativa, non gioca mai, vedi sopra, anche lui destinato a tornare. Credo che poi avrà l'ultimo anno di contratto, se non sbaglio la scadenza 2025, giocatore dal quale non incassi e dovrai anche lui, credo proprio, regalarlo sperando di non partecipare all'ingaggio. Due grane mica da poco, non sottovalutiamole. Che ne pensate? Commentate, lasciate un like e iscrivetevi da questa parte. Grazie.